siamo passati dalle SAE alle casette, quindi la ricostruzione procede anche con soluzioni abitative diverse rispetto a quelle che erano più tradizionali in una fase di emergenza. Sì, proprio grazie a una richiesta nostra di poter avere in alternativa alle SAE degli appartamenti veri e propri che facessero parte di quell'invenduto, cioè quello che le imprese marchigiane hanno realizzato negli anni anche difficili della crisi e faticavano a vendere, a prezzi acquistati a prezzi di case popolari, ma appartamenti che in realtà sono nati per altri scopi, quindi anche di grande qualità, grandi spazi. Qui a Rocca Fluvione avere appartamenti che hanno 3 camere, 2 bagni, un'ampia sala, un'ampia cucina, spesso insomma, parliamo di un livello molto superiore alla casa popolare, forse superiore anche alla casa dove abitiamo noi normalmente, per dare ai terremotati una risposta abitativa temporanea. E nello stesso tempo riusciamo a centrare grandi obiettivi. Il primo è sicuramente quello di dare un'abitazione in modo da poter gestire i tempi di ritorno alla propria casa e farlo con grandissima dignità, ripopolando le aree colpite dal sisma. Secondo luogo, un grande aiuto al sistema delle imprese marchigiano, perché comprare l'invenduto sblocca situazioni che si erano fermate da anni e permette alle imprese di partecipare con risorse fresche alla ricostruzione, quindi di cogliere l'opportunità di liberarsi dell'invenduto ma anche di poter partecipare alla ricostruzione. Il terzo, stiamo costituendo un grande patrimonio ERAP. Già 181 di questi appartamenti sono diventati proprietà delle case popolari nelle Marche, altri lo faranno per un totale di quasi 300 appartamenti, un grande patrimonio che rimarrà nel tempo anche quando l'emergenza sisma sarà finito, quindi un investimento duraturo che diventerà l'abitazione per chi ha bisogno, per chi trova nella casa una grande risposta sociale. Insomma, si dice 3 piccioni in questo caso con una fava, un grande risultato e penso nella soddisfazione di tutti. Acquistare l'invenduto ci ha consentito di acquistare immobili che possiamo comunque vedere prima, non consumiamo il suolo perché sono costruzioni già realizzate e diamo immediatamente una risposta a chi ha bisogno. Inoltre diciamo che compriamo degli immobili con delle finiture che non sono finiture da ERAP ma sono finiture di edilizia, diciamo, commerciale, quindi di un altissimo livello. In questo caso 9 appartamenti a Rocca Fluvione e Rocca Fluvione fa parte di una serie di comuni che hanno proprio deciso di realizzare questi immobili per i cittadini che non hanno più l'abitazione a causa del terremoto, e questo è un modo anche per implementare il patrimonio edilizio dei comuni e dell'ERAP.